Ciao. Buon Natale. Bravo, io non avevo chiesto niente per Natale. Ieri, no, cioè, in questi giorni in realtà non sto neanche così tanto bene. In questi giorni non sto neanche tanto bene perché ho la tosse e la tosse pesante, quindi volevo scendere, ma non sono anche più in Puglia. Comunque, uno, non so come truccarmi. Penso normalissimo perché non ho voglia di fare niente. Quindi metterò il correttore, il solito. Oh, mi sto sporcando tutta. Come stavo dicendo, metterò questo. Solito correttore della NYX. Secondo me è un po' troppo questo qua. Vai? Allora, di solito a Natale vado giù in Puglia, però quest'anno non sono scesa perché mia mamma non è stata bene, io neanche, quindi fare 14 ore di viaggio in macchina era un po' stancante, quindi non siamo scesi giù in Puglia e andremo da amici. I capelli, boh, penso di farmeli tutti sciolti e fai il piastro, cioè la piastra liscia perché cioè in realtà noi dovevamo già essere alle 12, là, solamente che mi sono svegliata un po' tardi. La sciarpa grigia, sapete che non lo so, perché l'avevo presa da mia sorella e l'avevo comprata un po' di tempo fa, che non lo so come mi trucco. Voi cosa fate oggi? La collana l'ho presa da gioielli di Valenza. Bellissima, grazie. Tu. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. A casa dei miei nonni. Anche io dovevo stare a casa dei miei nonni. Io vado in giro. Vado ai miei zii. Io quest'anno non avrò le solite domande che fanno di solito i miei parenti. La fidanzatina. Come vai a scuola? Il mascara. Oh mamma. Sì, lasciando stare che questo mascara perde più di non so che cosa, però quello là, quello di Essence Love Extreme. Ok, adesso. Adesso non so se fare qualcosa agli occhi o mettere dopo solamente rosetto rosso. Cosa mi consigliate?
Fantastico, esatto. Secondo voi, devo mettere l'ombretto oppure no? Come ti vesti? Sono già vestita, ho un vestito lungo così. Perché io non ho nessun vestito bello, diciamo. Eyeliner, sì, ombretto. Allora, io ci provo. Però, aspetta, che prendo... Non è detto che ci riesca. Quindi, io ci provo a fare qualcosa. Intanto uso questa, Cichlem. E io provo a fare qualcosa del genere. Però, scusate, ma... Cioè, io... A me non piace per niente truccarmi gli occhi, solamente che tipo, boh, di solito a Natale o nelle festività, cose così, mi trucco un po' di più, anche se non mi piace. Comunque, metto questo, che non ha neanche il nome, provo una palette di Kiko, buongiorno, di Cichlem. No, raga, io non ho ricevuto per adesso, cioè, oddio, ho ricevuto un po' di cose, un po', diciamo due. No, più che altro, cioè, non ho chiesto niente di che, cioè, non ho chiesto, in realtà non ho chiesto proprio niente. Cioè, da una parte preferisco che mi diano i soldi, così almeno diciamo che decido io cosa comprarmi, oppure tenermeli da parte, e dall'altra preferisco che mi fanno loro il regalo. Non lo so. No, per Natale non ho chiesto niente. Voi cosa avete chiesto? Mascara e Love Extreme di Essence. Oh mamma. Penso che questi due occhi siano molto differenti tra loro. E che me ne farò una ragione, perché non so fare queste cose. I wish you a Merry Christmas. Avete visto il post di RDS? Che canto, mamma mia. Bravissima sono. Boh, proviamo a fare una cosa del genere. Io non so neanche cosa sto facendo, quindi... Se vedete che faccio qualcosa di sbagliato, lasciate perdere, perché non so truccarmi. O almeno, non è che... So mettere così bene l'ombretto. Cioè, sono due occhi completamente differenti, Però lasciamo stare. Allora. Aspettate, Uno è così e l'altro è all'insù. Perché? Per adesso non ho ricevuto nessun regalo, per adesso. Allora, aspettate, proviamo a sistemare questa questione del dritto e storto, perché non vorrei proprio... Ma proprio, raga, il mio occhio, cioè... Ma io non so perché sono così. Sono proprio storta di mio. Guardate che ho due occhi differenti, però... Lasciando stare questo, vorrei almeno avere un trucco un po' più dritto. No, niente, questa mattina non so truccarmi.
ho già la palpebra un po' più colorata. Ok, ho alzato questa che è l'unico modo per farla assomigliare. Ho fatto un casino. Ho fatto un casino. Io non so fare queste cose, ragazzi. Io non so fare queste cose. Perché le faccio? Perché non lo so perché faccio questi casini. Faccio sempre danni. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Allora. Di sicuro non è perfetto, ma per una Alice che non sa truccarsi bene potrebbe andare bene, no? Un po' più scuro qua. Tu 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 tu. Oh, mi sa che ho fatto un po', ok? La collana l'ho presa da Gioielli di Valenza. Comunque sto cercando di farli uguale, ma qua andremo avanti con scarsi risultati, mi sa, eh? Perché Alice non è proprio brava in questo. Proviamo a continuare a sfumare, ma qua mi sa che non risolvo niente, eh? Bellissimo, grazie. Anche se con questo trucco sembro un po' una pazza. Io mi voglio chiedere, no? Perché faccio questi trucchi se non li so fare? Cioè, raga, già alle mie gare io faccio sempre danni perché non so truccarmi. Cioè, più che altro non so mettere l'ombretto. Penso anche che mi stia male l'ombretto, io lo metto. Sto cosa ha fatto macchie più di non so che cosa, ma noi continueremo per la nostra strada a pensare che questo sia un bel trucco. Comunque andiamo a mettere aiuto, andiamo a mettere tipo questo è una palette di Kiko. Aspettate che provo a sfumare qua, aspettate, facciamo così, mettiamo un po' di correttore sulla spugnetta e facciamo così, no? Andiamo a fare un bel taglio dritto. So che è troppo alto, ma se io lo... cioè, se io lo abbassassi... che vorrei abbassarlo un po'. Però tipo l'altro non so come abbassarlo. Perché l'altro, è strano. Io ragazzi ho un occhio strano, però tralasciando questo possiamo andare avanti con il mio trucco con scarsi risultati, perché qua mi sa che non andremo da nessuna parte. Oh, forse, ma dico proprio forse, ce l'ho fatta. Ho fatto qualcosa di carino. Oh, forse. Adesso mettiamo questo, l'oro. Io raga faccio tutti gli anni, faccio sempre lo stesso trucco, proprio tutti gli anni, faccio sempre lo stesso trucco. Solamente che quando ero piccolina io sapevo, cioè quando ero piccolina tu dicevi questa si sa truccare benissimo, adesso divento più grande non so truccarmi e vabbè. Mamma mia, però quando ero piccolina veramente mi sapevo tantissimo truccare. Allora, questo trucco non mi piace, partiamo da questo presupposto, ma fa niente perché non ho tempo, non ho tanto tempo. Quindi adesso cerchiamo di sistemare qua questione
Dovevo mettermi il... Secondo me devo mettermi il fondotinta. Aia. C'è qualcosa che puzzica. Io continuo a pensare che questo trucco non faccia proprio per me. E lo continuerò a pensare tutto il giorno. E secondo me mi continuerò a dire, Alice, perché ti sei truccata così? Ho fatto un'altra delle mie cavolate. Oh là. Mi sa che mi andrò a struccare. Ragazzi, io non so truccarmi, perché faccio queste cose? Che poi è un po' storto, eh? No, sto peggiorando la... Oh, ce l'avevo in mano, non trovo il pennello. Sto peggiorando tutto, 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 tutto. Raga, sto peggiorando, sto peggiorando. Sto peggiorando il tu. Io vorrei proprio sapere perché non so truccarmi. Niente raga, questo trucco me lo toglierò. Io non so truccarmi. Non so proprio truccarmi. No raga, io non so truccarmi. We wish you a very... Allora, ripartiamo da capo. Qua ripartire da capo è un po' improbabile, guys. Mamma mia. Io voglio, cioè, scusatemi. Oh, basta che non me lo metto dentro l'occhio. Adesso mi faccio portare da qualcuno. Mi so truccare. We wish you a Merry Christmas. Allora, aspettate, aspettate, eh? Che forse nei miei sogni magari esce qualcosa. Aspettate, adesso chiudiamo. Mamma mia, guardate che brutto. Papi, mi Dimmi. porti sui dischetti e lo struccante? Che se no, se scendo giù non prende. We wish... Cioè, guardate. Mamma mia. Non so struccarmi. Non so struccarmi. Scusate, eh? Guardate. Com'è? Meglio? Qua Alice dovrebbe un po' far pratica col trucco, eh? E poi io. Piace neanche. Allora, questa ragazza sarà la prima e l'ultima volta che mi vedrete truccata così, perché non so truccarmi. Aspettate che ho fatto un po' un pasticcio, eh.
Mi sa che è meglio bianco. Stringetta. Thanks. Questo l'ho preso. Bravo. Eh sì, vabbè, fa niente. Tu. Mi ha portato uno struccante che non mi piace. Mamma mia. Allora, per chi fosse bravo a truccare, se volete, venite a casa mia, così almeno potete sistemare questo obbrobrio che ho fatto la sottoscritta. Mamma mia, perché non so truccarmi, scusate. Thanks. Allora, togliamo. Allora, facciamo così. Allora, ok. Così metto anche il fondotinta. Andiamo a fare così. Ma non è troppo alto, scusatemi. Io so che adesso farò un casino, però. Allora, lasciamolo così, va? Lasciamo così. Facciamo però la stessa cosa dall'altro lato. Vedete, qua adesso si fa tutto scuro perché lo sto truccando troppo. Guardate tutto scuro. We wish you a Merry Christmas. Ok, allora andiamo a togliere anche il correttore per bene, qua. Così metto il fondotinta. Bellissima. Ma se mettessi l'eyeliner, ho tutta la faccia arrossata adesso, guardate, tutta bordeaux. Se mettessi, allora intanto mettiamo il fondotinta perché qua di fondotinta c'è e uso quello di com'è che si chiama? Scusate, Shiglam. Allora, io e truccarmi, io so fare bene niente, io non so fare bene proprio niente, mettiamo un po' qua, no tranquilli che il fondotinta lo sto mettendo da 2 giorni, almeno questo e almeno questo so metterlo. La voce che ho è, ragazzi, la voce non sta tanto bene. Dovrei andare a casa di amici. Se hanno, festeggeremo così. Secondo voi metto il... Com'è che si chiama? L'eyeliner oppure no? Cioè, però mi dovrebbe uscire in una botta l'eyeliner. E detto sinceramente, non è che se. E detto sinceramente, non è che io sia così brava a mettere l'eyeliner. Allora, diciamo che il fondotinta l'abbiamo messo. Oggi non mi so truccare. No, sì. Ecco, io lo sapevo. Che
Fa adesso. Comunque, ragazzi, non so se avevate visto la mia storia. Quella in cui dicevo che se Roma 2024 arrivasse a 10.000 a 10.000 follower, potevo incontrare due cantanti famosi. Quindi adesso andate a seguire questa pagina. È Roma 2020, Roma 2024. Una cosa del genere in teoria mi dovrebbe uscire. Allora, diciamo che non vedo l'ora di mettere la cifra. Diciamo che in realtà non vedo l'ora di struccarmi. Ecco, ho rovinato tutto. Ho rovinato tutto, che bello. Che bello, che bello, ragazzi, ho rovinato tutto. Ho rovinato tutto. Mamma mia, perché non so truccarmi, ragazzi? Allora, andiamo a rimettere questo. Io veramente mi sa che ci perdo le speranze con questo trucco. Perché tra 3 secondi mi sa che mi toglierò questo bellissimo trucco, eh? Mi sa proprio. Allora, siete pronti a vedere un'Alice che si struccherà? Cioè, non influenzente tutto, perché per carità. Ma l'ombretto, 3, 2, 1. Olà! Oh, finalmente. Scusate, ma lo devo fare. Schettinato, certo. Guardate. Oh, lo sai che mi stai... Ecco, no. Ma mi dispiace, qua la situazione era pessima. Quindi Alice non voleva uscire, ho detto sinceramente così. Quindi adesso... Mamma. Sciogliamo un po' l'occhio. Oh là! Oh, finalmente ho tolto qua tutto, lo so, se a me non piace una cosa io la tolgo subito. Ok, allora andiamo a spalmare per bene tutto. Io sì, ce l'ho. Tieni, guarda che sono in diretta. Aspetta. Tieni. Allora, mia sorella penso che si sarà truccata benissimo. Poi arriverò io che non so truccarmi. Allora, il contouring, metto tutte prima le cose in crema, e quello di Shiglam. Voi dovete vedere che disastro ho fatto. Allora, infatti ci sono queste palette che qua. Auguri anche a voi. Allora, io diciamo che ho un po' di poste. Ma detto questo, fa niente,
Invece mi sembra non sta bene, lei sta bene. Allora, andiamo a sfumare tutto. Il correttore l'ho già detto. No, scusate. Il contouring l'ho già detto che è 10 grammi, giusto? 6? No, mamma, ho tolto tutto il trucco. Perché? Perché non struccarmi e l'ho rifatto. Ce l'ho rifacendo. E mi devo ancora mettere i capelli, Mia mamma. Beato tua sorella, io sono la tua... Ok. Terra messa, adesso andiamo con il blush di Real Beauty. Mettiamo qua. E mi sa che ne ho messo un po' troppo, eh? Oggi niente, oggi voglio fare... Voglio rovinarmi un po' tutto il trucco, Però detto questo, fa niente. La cipria la metto in fine. Oggi, allora, io oggi andrò a mangiare dai nostri amici. Niente, questo. Di solito vado, cioè... Di solito a Natale andiamo sempre dai nostri parenti, solamente che quest'anno mia mamma non è che sia... Cioè, mia mamma è messa con me che ha la tosse. E invece io ho appunto la tosse. E... cadere tutto, ho fatto cadere la cipria, si è rotta, e me la sono fatta cadere addosso. Che bello proprio, Merry Christmas, sì. Ho fatto cadere tutto, ragazzi, buon Natale! Per fortuna che il vestito è bianco e la cipria pure. Okay. Allora, comunque la cipria che uso, forse è meglio che non me la faccio vedere perché è caduta tutta. Comunque quella di Kiko si è frantumata in poche parole. E adesso userò quella che è caduta sul tavolo. Ok, andiamo qua. Andiamo qua. Sì, i capelli non vorrei proprio... Ok, sulla fronte, mamma mia. Ragazzi, è da tanto che non mi trucco, È da tanto tempo che non mi trucco così. Si vede, Si vede che non sono più abituata a truccarmi sempre. Ok, allora... Cerchiamo di fare qualcosa di decente. Anche perché vorrei almeno il giorno di Natale essere truccata bene. Comunque la cipria la sistemeremo dopo. E adesso andiamo a mettere finalmente il mascara. No raga, se metto l'eyeliner probabilmente sono punto da capo che mi devo ristruccare. Quindi non lo metto. Allora, andiamo con il piegaciglio e adesso finalmente il mascara. L'altro giorno ho messo le ciglia finte quando avevo delle ciglia super lunghe.
Allora, il mascara è quello di Essence I Love Extreme, solamente che mi è quasi finito e non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo da nessuna parte. Cioè, incredibile come cosa. We wish you a Merry Christmas. Bellissima, grazie. Allora, se magari almeno il mascara riuscissi a metterlo bene, davvero è il mio regalo di Natale, questo. Mi sto facendo un regalo di Natale. Non è possibile che io non so truccarmi. Allora, di ciglia rifacciamo un'altra passata, anche se ok, lasciando stare che mi devo pulire la palpebra, lasciamola lì. La pulirò quando si sarà asciugato tutto. Passiamo all'altro occhio. We wish you a Merry Christmas. Le unghie le ho conciate malissimo. Potete vederle. Allora, questa si è rotta. Questa è intatta. Questa si è rotta. Questa si è rotta. Colpa mia. Tralasciando questo, il 29 lo rifaccio perché sono davvero in pessime condizioni. Più che altro perché ho preso, no, con queste unghie ho fatto proprio boom, perché ho preso tutte quelle botte. Mamma mia, cioè le ho prese tanto dentro. Quindi per questo che sono in queste situazioni. Allora, dai, quest'occhio. Riuscite bene anche lui. Sì, mi sono tolta l'ombretto. E allora, in realtà, cioè, io a danza cerco di stare sempre attenta, perché comunque si sa. Però comunque se certe volte sì, le prendo dentro. Infatti, l'altra volta, quando avevo le unghie quelle azzurre, bellissime, quelle unghie penso siano state una delle mie preferite. E da quelle, tipo, stavo ballando, stavo facendo video dance, ho preso dentro qualcuno, che so, una mia compagna, ed era saltata la farfalla, fortunatamente pochi giorni prima che me le dovessi rifare. Alice stupenda, grazie. Tu. Allora, forse non voglio dire niente perché
So che dico qualcosa, probabilmente succede tutto il contrario. Ok. Finito adesso. Prima mi pettino le sopracciglia. Cambiamo scovolino, vedo questo qua, dai. Cambiamo tutto. Devo ancora in tutto ciò fare la testa. Possiamo togliere la cipria. Voilà. Anche qua possiamo togliere tutto. Poi il rossetto rosso me lo metterò dopo. Perché non l'ho portato su. Cioè ce l'ho giù. In poche parole ho. Mi trucco di sopra, ma di giù. Nel piano di sotto ho tipo. Ho tutti i trucchi nel mobile, quindi sono piena, però vabbè. Che sono piena, sarei piena anche di palette che non uso. Però tralasciando questo, andiamo avanti. Allora, mettiamo la terra, quella di Benefit, in teoria dovrebbe essere. Voilà! Perfetto. Andiamo qua. Adesso andiamo di illuminante e poi posso togliere questo. Io lo lascio asciugare perché se non lo lascio asciugare poi si fa tutto l'occhio nero. E non vorrei proprio questo effetto. Allora, dopo la terra di Benefit andiamo con l'illuminante della palette di MAC. No, perché ho preso questo? Questo. Bravo, questa palette probabilmente è la mia vita. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Mi sono piccata. No. Mi sono. Non avevo tolto del tutto la plastica. E quindi. Sono un disastro. Sono un disastro. Non so neanche l'inglese. Andiamo perfetti. Allora. Sto dicendo. Che questo qua probabilmente è la mia vita, questo illuminante. Ok. Andiamo così. Ok. Adesso prendo questo pennello qua e vado a fare questo quello qua. Faccio ok, adesso posso andare finalmente a togliermi il mascara da qua, dalla palpebra alla voilà. Però qua possibilmente sistemiamo. Voilà. Possiamo andare con l'altro occhio. Tutto cadere tutto. Tu. Scusate.
che devo ancora pulirmi. E se non voilà, 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 voilà. Ok, adesso possiamo andare a picchiettare tutto. Quindi sistemiamo un pochettino le sopracciglia. Andiamo così. Sistemiamo il mascara. Il mascara è quello I Love Extreme di Essence. Questo qua che sto mettendo su adesso. Confezione rosa. Allora. Perfetto. Ho finito di truccarmi. Questa è una ciglia. Scusate. Non è... Oh no. Scusate. Aspettate. Io sono ossessionata dalle ciglia belle lunghe. Mamma mia, mi sono sporcata tutte le mani. Ok. Trucco l'ho fatto, dopo metterò il rossetto. E quindi io vi mando un bacione enorme, che devo scappare, probabilmente mi farò la piastra in 3 secondi. E, grazie di avermi tenuto compagnia.